sempre avuto bisogno della tua asma allergica. Tuo padre sapeva chi eri, quello che facevi. Per questo ti ha mandato lontano, in Svizzera, in America. Ti stava sempre addosso, vero? Ti sorvegliava perché tu non uccidessi ancora. E oggi è venuto qui. Lui ha trovato quella bolletta, non tu. Ma non sei arrivato tu, è arrivato Leone. E gli ha tappato la bocca, come voleva fare con me. Per proteggere te, per proteggere la famiglia. È colpa sua se è morto. Si è voluto sempre mettere in mezzo. Io me la cavo da solo. Oh mio Dio, Lorenzo. Perché mi hai chiamato? Perché mi hai fatto ritornare? Perché? Ma è un gioco! Fra te e me! Il mio migliore amico, come da bambino. Era una cosa eccitante averti vicino. Averti in giro per casa. Sono bambino cattivo! E quando hai avuto paura che potessi scoprirti, hai finto l'avvelenamento. Come? Paura io? Quello è stato solo un piccolo diversivo. Così nessuno avrebbe sospettato di me. No! Non ti avvicinare, ti metti l'accorso! E sai che non ho problemi con queste cose. Ok. Ok. Stai qua. La polizia sta arrivando. Certo che sta arrivando. Sono io che l'ho chiamata, stupida! Sento, hai colpito la testa. Ah, hai capito adesso. Lorenzo, perché hai fatto tutto questo? Attivi le tue. Vincenzo mi lesse qualche brano del suo ultimo libro. C'era una filastrocca che continuava a girarmi per il cervello. Mi faceva impazzire, non riuscivo a non pensarci. Parlava di animali che venivano uccisi. Anche io avevo ucciso animali, ma la mia vera natura era un'altra. Così di qua il libro cominciava a metterlo in pratica. Non succede mai che qualcuno pensi a un ragazzino di 13 anni. Anche le vittime si fidavano di me, dovevo solo cogliere di sorpresa alle spalle. E hai sempre avuto un complice, Leone. No, ma qual complice? Un alcolizzato come te. Lui è subentrato dopo, quando mi serviva uno per manovrare il pupazzo. Il fattore si leva di torno, le sue armi può posare e finalmente può dormire.